Si trova un accordo su questi nuovi modelli, su questo nuovo modello del patto di stabilità, dal 1 gennaio il rischio è che subentrino le vecchie regole e questo comporta un effetto molto complesso. Io penso che si debba parlare di salario adeguato e di salario giusto, questo credo di sì, e si debba fare veramente una lotta al lavoro povero, che però deve essere inteso anche come una lotta al lavoro sommerso e al caporalato. Non è accettabile che il lavoro possa essere ancora povero, che persone possano essere povere nonostante appunto il loro lavoro, che un salario non sia garanzia di dignità. La sfida più importante è quella della natalità, è più importante dell'approvvigionamento energetico, è più importante delle riforme istituzionali, è più importante della regolamentazione delle migrazioni. Siamo il primo governo che ha messo al centro la questione della natalità, quindi siamo all'anno zero, infatti nella delega fiscale abbiamo inserito il criterio dei figli, della famiglia. Come maggioranza decideremo in assoluta sintonia qual è il primo obiettivo di questa manovra economica. Penso che l'aumento di stipendi e pensioni col taglio del cuneo fiscale confermato per tutto il 2024 sia la priorità. Voi sapete che la delega fiscale è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 di agosto e entro fine mese entrerà in vigore, e da quel momento ci saranno dei tempi. I tempi sono 24 mesi per l'elaborazione dei decreti legislativi, perché tutti noi vogliamo accelerare. Bentrovati, buongiorno. Coffee Break Estate. Nella copertina di Lavinia Bruno si è intravisto quello che potrebbe essere il titolo anche di questa discussione. La coperta è corta, ha detto il ministro Giorgetti. Da una parte c'è lui che annuncia una manovra con molta attenzione dal punto di vista delle richieste, dall'altra ci sono invece i singoli ministeri che, anche in vista di una campagna elettorale per le europee, avanzano richieste come giustamente fatto per coprire quelle che sono le promesse fatte in campagna elettorale. Ci sono già dei tagli in vista, però sulle pensioni la Lega insiste su quota 41, serviranno 3,5 miliardi, 3,7 miliardi, ci sono i soldi che serviranno per il taglio del cuneo fiscale, per la delega fiscale, avete sentito il viceministro Leo, 10 miliardi per alleggerire, anzi per appesantire le buste paga dei dipendenti, e c'è soprattutto sullo sfondo il grande tema della sanità, che rischia di essere quel settore dove, non essendoci soldi a disposizione, andrà incontro a pesanti tagli. Ne parliamo e parleremo anche di altro con i nostri ospiti in studio. Giulia Merlo per il Domani. Buongiorno. Buongiorno Giulia, ben trovata. E per la Ragione invece Davide Giacalone. Buongiorno. Buona giornata anche a Diego Fusaro, filosofo collegato con noi. Diego, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E a Brando Benifei, europarlamentare del PD. Benifei, buongiorno. Buongiorno. Ci sente e ci vede, che abbiamo invitato non solo per parlare dei temi di giornata a livello politico, ma anche di uno dei temi di cui si parla sempre più frequentemente, cioè l'intelligenza artificiale, con tutto quello che si porta dietro, o meglio con il grande tema del lavoro. Si parla di salario minimo, le discussioni politiche sono tante, questo invece è un tema concreto che già sta agendo sul lavoro degli italiani. Vedremo come, se con un bilancio positivo o un bilancio negativo. Cominciamo però dalle novità di giornata, insomma da quel meeting di Rimini dove il ministro Giorgetti ha lanciato questo, chiamiamolo appello, Giulia, la coperta è corta, bisognerà stare attenti. Era un messaggio secondo te più rivolto alla sua maggioranza, cioè ai suoi ministri, o agli italiani? No, io credo che fosse un messaggio rivolto all'interno della maggioranza, perché sicuramente i mesi della finanziaria saranno molto impegnativi, bisognerà scrivere un testo, come dicevamo prima, con poche risorse, e normalmente ciò che accade in finanziaria è che ogni ministero arriva un po' con il suo pacchetto di richieste, un pacchetto di richieste che rischia di essere appesantito dal fatto che sarà in corso una campagna elettorale alle europee, e quindi ogni partito all'interno della maggioranza chiederà una serie di risorse per mettere in campo quelli che sono stati un po' i suoi totem elettorali l'anno scorso.
Ecco, per fare questo i soldi non ci sono, Giorgetti ha messo le mani avanti, è una premessa che servirà anche alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dovrà tener conto di questo avviso, ed è un avviso ai naviganti che però sembra essere stato colto fino a un certo punto, perché appunto già la Lega è tornata a parlare di pensioni, chiede quota 41, e anche in questo caso Giorgetti aveva detto non ci sono soldi in questo momento per modificare lo stato delle pensioni, anche perché la natalità bassa non ci consente di intervenire sul settore. La Lega l'ha riproposto, questo è un tema di dibattito. E sulla natalità bassa ci sono infatti allo studio del governo alcune misure per premiare con sgravi IRPEF, non a caso, chi fa più figli, ma siamo sempre nell'ambito delle ipotesi e dello studio delle misure del governo. Davide Giacaloni, ti chiedo invece, se non ci sono soldi per la sanità e per finanziare il taglio del cuneo fiscale e per le pensioni, per esempio, come possono esserci quei soldi per attivare il cantiere, per esempio, di una grande opera come Ponte di Messina, sul quale, per esempio, Matteo Salvini ha messo la faccia, ha detto il primo mattone entro la prossima estate. In qualche modo quel primo mattone andrà messo. Sono tante le difficoltà. Qual è, secondo te, la più critica a cui va incontro la Presidente del Consiglio? Io sono siciliano, sono cresciuto a Palermo, uno dei grandi della Palermo degli anni passati era Renzino Barbera, poeta, scritto delle meravigliose cose in siciliano, tra cui alla metà degli anni 70 una serenata all'Italia che si concludeva dicendo «Ettamo tutto a mare, in tastupuzzù giuracqua, eravamo fatto gritto, uno ponte su po' stritto», perché alla metà degli anni 70 era in ritardo il ponte sullo stretto di Messina, quindi cioè, so che dire, non è che potete prendervela con la fretta nel 2023, sono passati 53 anni. La coperta non è corta. È sempre la stessa. La coperta è arrotolata, perché noi abbiamo da una parte una richiesta, diciamo, di spesa corrente aggiuntiva e dall'altra s'angoscia del paese che ha più fondi messi a disposizione da Next Generation EU, un terzo a fondo perduto, quindi sono fondi interamente da mettere negli investimenti e nello sviluppo, e il timore, che spero che non diventi terrore, che non si sia in grado di spenderli. Quindi la coperta è arrotolata, non è che non ci sono i soldi ci sono in abbondanza. Il tema è saper distinguere ciò che fa crescere la spesa corrente da ciò che invece, essendo investimenti, dovrebbe far crescere la ricchezza nel tempo successivo. La sanità ne è un esempio. Quando non sei capace di riformare le cose che non funzionano, l'unica cosa che sai fare è spendere di più. Ma guarda che funziona così anche nelle nostre famiglie, no? Uno non è in grado di riparare un rubinetto e spende di più in acqua che gocciola via. È uno spreco. Ma siccome la spesa è piccola me lo posso permettere. Errore, perché la spesa sanitaria in Italia non è molto alta sommando il pubblico e il privato, che si spende moltissimo in spesa sanitaria privata, ma è molto disfunzionale. Ci sono posti dove la spesa è sostenuta e però anche la qualità del servizio è una buona qualità del servizio, ci sono posti dove il debito è enorme e la qualità del servizio fa schifo. Ci sono regioni come la Calabria dove la sanità è commissariata da 13 anni, cioè non è neanche un commissariamento, è un cambio di regime istituzionale. A fronte di questo, il problema qual è? Trovare più soldi da metterci? Tu devi essere capace di cambiare quello che non ha funzionato, se no sei solamente capace di spendere. Allora chiediamo a Brando Benifei, insomma il PD con il governo Conte ha fatto delle manovre anche abbastanza pesanti, oltre 30 miliardi dopo la pandemia. Tutti quanti ci eravamo illusi che almeno in ambito sanitario potesse essere invertita la rotta, così non è stato. Quale vede come criticità maggiore adesso per questo governo in vista della scrittura anche della nota d'aggiornamento al DEF? E come la segretaria del PD ha detto in questi giorni, per noi dopo il salario minimo, che è chiaramente un tema centrale di risposta anche alle scelte di precarizzazione, di non decisione nell'affrontare le questioni del lavoro da parte del governo in carica. Ricordo che il salario minimo non è qualcosa che ci siamo inventati oggi, ma qualcosa su cui lavorava il governo Draghi e che si è interrotto quando il governo è caduto. Come dicevo, la segretaria ha detto chiaramente che oggi per noi il tema della sanità, del contrasto al rischio del collasso del sistema sanitario sarà una delle priorità principali
della nostra azione in vista dei prossimi passaggi, diciamo, sulla costruzione della manovra economica autunnale, perché vediamo il rischio oggettivo di un collasso del sistema sanitario che richiederebbe nuovi investimenti e anche di utilizzare al meglio i fondi che abbiamo a disposizione del PNRR, mentre da parte, diciamo, guardando appunto al PNRR, abbiamo invece una incertezza totale tuttora della capacità di arrivare agli obiettivi di spesa. Abbiamo una situazione al collasso sul fronte dell'accoglienza dei migranti. Questo governo raccoglie il record di sbarchi. E abbiamo quindi diversi fronti dove l'azione sia politica sia poi di scelte economiche, quindi anche di allocazione di risorse, richiederebbe da questo governo una maggiore chiarezza, mentre invece abbiamo sentito anche dal vostro servizio un sacco di parole, anche quelle di Leo sulla delega fiscale, ma ben poca chiarezza su cosa si vuole fare. Alcune certezze però, quelle che ho detto prima, cioè mancanza di risorse per la sanità, mancanza di piani, che non lo diciamo solo noi, anche gli amministratori del centrodestra sul tema della gestione dei migranti, e quindi un quadro preoccupante per il Paese. Noi faremo le nostre controproposte, le abbiamo iniziate a fare, per esempio cito ancora un tema e chiudo, la questione che viene anche dall'Europa dell'adeguamento energetico degli edifici. Noi abbiamo preparato una proposta per incentivi all'adeguamento appunto energetico, in modo da sostenere le famiglie e le imprese in questo sforzo, che non possiamo rimandare, lo dovremo fare, ma dobbiamo fare in modo che ci siano le risorse per farlo, che non ricadano sulle famiglie, sulle imprese già diciamo gravate da un'inflazione che il governo non sembra essere in grado di contenere. Mi direte, ma c'è da tutte le parti, però in Italia è molto più alta che in altri paesi europei, quindi questi mi sembrano un po' alcuni, molti, ce ne sono altri ovviamente, di fronti su cui noi dovremo lavorare facendo le nostre proposte, aiutando il governo dove possibile. Sul PNRR bisogna che opposizione e governo lavorino insieme perché si acceleri, perché non si sprechi questa occasione che è non solo un piano economico ma anche un'occasione di rilancio generale del progetto europeo. Eh sì, Berifei, tra l'altro lei ci ha ricordato questa spada di Damocle che avevamo in parte accantonato, rimosso, almeno mentalmente, e cioè l'adeguamento energetico delle abitazioni, che però è lì, come ha giustamente ricordato, andrà fatto. Volevo fare una domanda a Diego Fusaro. Qui, come ha detto Giorgetti, si tratta per questo governo di fare delle scelte. Del resto la politica questo fa, si prende la responsabilità e sceglie in base alle proprie idee. In questo caso Giorgia Meloni si troverà ad affrontare inevitabilmente a un certo punto questo bivio. A chi dare i soldi, se puntare sul cuneo fiscale, se puntare sui giovani, se puntare su altre categorie sociali o sul salario minimo, per esempio. È una scelta solo politica, è una scelta solo filosofica nel suo caso? Ma la risposta me la dà tra qualche minuto, perché ci dobbiamo fermare. No, 58 ancora in diretta, la domanda per Diego Fusaro allora è diretta ed è questa: se un governo nazionale come quello italiano in ambito internazionale deve stare più o meno su un binario che quello delle nostre alleanze, se in ambito europeo anche, tanto che viene bacchettato se decide di tassare gli extra profitti bancari, qual è il margine di discrezionalità di un governo che ambisce ad essere sovranista ma non solo? Naturalmente la politica è la sfera della decisione, decidere, come dice la parola latina, vuol dire tagliare. Ogni decisione presa comporta la scelta a svantaggio di altre decisioni possibili, quindi è evidente che dovendo prendere delle decisioni il governo deve scegliere alcune cose trascurandone altre, e all'interno di queste scelte vi sono dei parametri internazionali, dei vincoli esterni come vengono chiamati, che impongono al governo delle decisioni in qualche modo non sovrane, per richiamare il termine utilizzato, ad esempio sul tema bellico, ad esempio sul tema dei conti in ordine come Bruxelles richiede.
e così via. Condivido però quello che diceva Giaccarone, che in realtà i soldi ci sarebbero anche, si tratterebbe di utilizzarli bene. Ad esempio, fa balzare sulla sedia, a mio giudizio, l'orizzonte di tagli possibili ulteriori alla sanità. Ad esempio, la stampa di Torino titolava 2 giorni fa nuovi tagli in vista alla sanità pubblica. Ora, se 3 anni di emergenza pandemica qualcosa ci hanno insegnato, è proprio che bisognerebbe semmai potenziare la sanità pubblica. Quindi credo che dovrebbe essere al di là di ogni ragionevole dubbio il fatto che i soldi, quelli che ci sono, debbono essere investiti anzitutto nella sanità pubblica, per non parlare poi naturalmente anche del tema del lavoro, su cui giustamente è stata richiamata l'attenzione. Però voi capite bene che la frase la salute viene prima di tutto valeva nei 3 anni precedenti, a quanto pare adesso è uscita dall'ordine del discorso, non è più così a quanto pare. È chiaro che il governo comunque, per quanto si autoproclami talvolta anche un po' goffamente, devo dire sovranista e patriottico, in realtà subisce pressioni esterne e devo dire che mi sembra in certi momenti anche più realista del re, più zelante rispetto ai precedenti governi, nella misura in cui in qualche modo deve accreditarsi per poter risultare gradito a Bruxelles o a Washington di volta in volta. E quindi le decisioni prese avvengono sempre in un'orbita, diciamo così, di sovranità limitata, in cui le scelte sono in parte libere e in parte no. Ecco, investire sulla sanità pubblica potrebbe essere una di quelle scelte possibili che naturalmente richiederebbero molto coraggio e a mio giudizio sarebbero anche molto prioritarie rispetto al ponte sullo stretto, ad esempio, ha giustamente ricordato la prima pagina della stampa di qualche giorno fa. Il ministro Schillaci non a caso ha chiesto 4 miliardi in più per la sanità, per assunzioni e stipendi, per rendere più appetibile anche e più concorrenziale il sistema della salute in ambito pubblico. Fusaro ha nominato anche l'Europa ed è il grande convitato di pietra, come hanno fatto notare ieri da Rimini. Il ministro Fitto non a caso ha, credo, già intavolato una trattativa con l'Unione Europea per rivedere, e questo è il grosso ostacolo all'orizzonte, i paletti del patto di stabilità, che dovrebbe tornare in vigore, lo spiego per chi non ci ha seguito ieri, all'inizio del 2024, cioè del prossimo anno, con i vecchi parametri. Ora, che cosa chiede il ministro Fitto? Di rivedere questi parametri, perché dopo gli anni della pandemia non sarebbero più attuali. Questa trattativa sembra molto in salita perché la Germania ha già fatto capire di essere contraria, però anche la Germania non se la passa benissimo a livello economico. Insomma, come andrà a finire? Rischia di essere uno scoglio bello grosso questo. È uno scoglio sicuramente grande ed è uno scoglio che in qualche modo riguarda tutti i paesi europei, che chi più chi meno vive una fase di difficoltà perché la pandemia ha colpito tutti, non dico indifferenziatamente, però certamente gli equilibri europei nel corso degli ultimi 3 anni sono cambiati molto. Certo, l'Italia ha molti fronti aperti in questo momento nei confronti dell'Europa. Sempre Fitto è lo stesso che deve andare a rinegoziare la quarta rata del PNRR con quello che lui chiama il definanziamento dei 16 miliardi che poi dovrebbero essere recuperati con altri fondi, sembra che siano altri fondi europei, altrimenti forse verranno integrati con fondi nazionali. Ecco, la partita di Fitto in questo momento in Europa è una partita molto molto complicata. Partita enorme. Le richieste italiane sono anche moltissime, riguardano principalmente l'economia, quindi questo impone al governo di essere molto molto cauto sia nei proclami che in quelle che poi saranno le azioni in vista della legge di bilancio. Cioè, questa sarà una legge di bilancio che sarà la prima per il governo di centrodestra, la prima che potrà rivendicare in toto, perché quella dell'anno scorso evidentemente arrivava coi conti di Draghi. E questa sarà una legge di bilancio molto attenzionata, perché indicherà all'Europa che direzione il nostro paese vuole prendere e quanto è credibile quando accampa pretese economiche. Brando Benifei, che aria tira in Europa da questo punto di vista? C'è preoccupazione, perché il governo ha preso veramente tanto tempo per fare questa rimodulazione e non sembra essere in grado di esprimere una posizione di credibilità, di stabilità. Faccio un esempio: se tu sei l'ultimo paese di tutta Europa che la tiri all'infinito e ancora non abbiamo risolto, e poi alla fine dovremo risolverla, la questione della ratifica della riforma del MES, ti senti, io penso che questo sia lo spirito di insomma con cui è nata questa iniziativa, ti senti in grado poi di fare il famoso pacchetto? La Meloni dice: noi aspettiamo perché poi ratifichiamo la riforma del MES e magari ci danno qualcosa in più sul patto di stabilità.
Ma questo genere di atteggiamento mercantile non paga, è qualcosa che viene immediatamente compreso e non trasmette invece il senso di un paese che diciamo prova a trattare su vari tavoli, a mescolare le mele con le pere. Perché io penso che questo sarà il tentativo del governo. Giacalone, è così anche secondo te? Cioè, Giorgia Meloni si è tenuta questa carta del MES fino alla fine per contrattare poi sulle cose che contano? Cioè, sulla manovra e sulla revisione dei paletti del patto di stabilità? Non riusciranno mai a combinare le due cose, a far valere una cosa sul tavolo dell'altra. L'hanno rinviata perché, ricordo a tutti che la riforma del meccanismo europeo di stabilità, perché MES è già ratificato da quel dì, la riforma del meccanismo europeo di stabilità è stata approvata da tutti i governi dell'Unione Europea, ivi compreso quello italiano, è stato ratificato a seconda dei diversi sistemi istituzionali dalle rispettive assemblee parlamentari, parlamenti o quel che qua, a seconda di come si vuole. Noi siamo gli unici a non essere ancora passati per il voto parlamentare. Perché? Perché nella scorsa legislatura una parte consistente del governo, Fratelli d'Italia, erano contrari e avrebbero fatto bene a toglierselo subito dai piedi. Naturalmente ratificando la riforma. È diventato più una spina nel fianco che un vantaggio per forza, sfruttabile. Perché adesso a settembre ti arriva insieme al documento di economia e finanza e poi subito dopo la legge di bilancio, quindi una condizione di a questo punto di sgradevolezza. Ma il patto di stabilità, tutti sono favorevoli a modificarlo. Io vorrei capire qual è la posizione del governo italiano. Sono tutti pronti a modificarlo. Perché? Perché entro il 1 gennaio dell'anno prossimo torna in vigore il vecchio e nessuno vuol far tornare in vigore il vecchio. C'è una proposta della Commissione europea che dice per i paesi che sono fuori dai parametri, quindi più del 60% del debito, noi siamo abbondantemente oltre il doppio, e più del 3% eventuale di deficit, negoziamo un piano di rientro. È molto più elastico, diciamo, per usare il linguaggio italiano, però c'è un difetto, che la tua politica economica la devi negoziare con la Commissione europea. La posizione tedesca non è contraria a questo, dice va bene, fate così, ma se poi non ci riuscite, mettiamo dei meccanismi automatici di diminuzione dell'1%, che guardate è molto meno di quello che c'era nel vecchio patto di stabilità. La posizione sarebbe conveniente comunque? Sarebbe conveniente comunque? Sarebbe conveniente, non c'è alcun dubbio, perché il vecchio patto di stabilità diceva, mai realizzato, che dovevi in 20 anni diminuire il tuo straforare di un ventesimo l'anno, cioè che è una cosa per noi impossibile. Un per cento l'anno diventa già più abbordabile, ma comunque costoso. La posizione del governo italiano, mi par di capire, ma non vorrei sbagliare, è quella di dire noi chiediamo che le spese per investimenti siano fuori dal patto di stabilità. Ma guardate, è una posizione abbastanza ottusa. Primo, perché tu i soldi per gli investimenti ce n'hai più di quelli che riesci a investire. Accidenti, te ne vuoi rendere conto? Quindi, che ti ha... Benifei annuisce. Secondo, ma fuori dal patto di stabilità è quello che tu devi vedertela con le autorità dell'Unione Europea. Ma i soldi ovunque tu li contabilizzi presi a prestito, li devi pagare sul mercato. Noi paghiamo sui soldi che prendiamo a prestito più di quanto non paghi la Grecia. Cioè è un modo per impoverirsi. A fronte di tutto questo, i meccanismi per eventuali tragedie, eventuali disgrazie, possono sempre capitare. Salta un paese, salta una banca, ci sono dei conti che vanno in squilibrio. Può sempre capitare, però non c'è problema. In Unione abbiamo le assicurazioni. Tra questo il meccanismo europeo di stabilità. L'Italia vorrebbe negoziare un patto di stabilità secondo noi più favorevole impedendo che funzioni l'assicurazione per eventuali disgrazie, ma non è un'idea negoziale, è un'idea stupida. Diego Fusaro ha perfettamente ragione Davide Giacalone, perché il tema è anche che se tu chiedi di fare una golden rule sugli investimenti, quella che si chiama così, no? Di cui si è discusso tanto, noi non siamo contrari, ma il punto è che come fai a discutere di questo, che è qualcosa di più avanzato rispetto alla proposta attuale della Commissione, se non spendi le risorse del PNRR, se non fai le riforme che erano nel piano e se ti trovi che non hai ancora ratificato il MES perché ti senti più furbo degli altri e lo userai per negoziare. Cioè è questo il tema, è la credibilità che non c'è.
Stavo chiedendo a Diego Fusaro se vedi dei cambiamenti in vista a livello politico nel quadro europeo, alla luce del quadro economico tedesco, delle recenti elezioni in Spagna, e di quello che molti si aspettavano e che invece non c'è stato, cioè un'evoluzione verso i partiti dell'estrema destra che avrebbe portato poi una deriva secondo alcuni, ma che sembra essersi fermata sul nascere. Vedi dei cambiamenti da questo punto di vista che possono portare poi a mutamenti anche nelle discussioni tra i partiti e tra i vari stati? Ma direi che la destra di per sé non sta avanzando in Europa più di tanto. In Spagna Vox ha ottenuto risultati tutto sommato deludenti, e questo è il dato di partenza. Diversa sarebbe la questione degli euroscettici, come venivano un tempo definiti, che non sono necessariamente di destra, si può essere anche euroscettici a sinistra, e lì forse qualche spazio di manovra potrebbe maturare, anche se mi sembra passato per ora il momento dell'euroscetticismo più radicato. Anche in Italia l'abbiamo visto, i partiti che hanno cavalcato l'onda euroscettica adesso si sono normalizzati e sono diventati eurofili, definiamoli così. Vero è che in Germania c'è il fenomeno Alternative für Deutschland, che andrebbe analizzato con cura, che è un partito che viene solitamente connotato come di estrema destra, anche se forse il motivo per cui incanala un certo consenso è proprio quello dell'euroscetticismo, più che il leitmotiv della destra. E quindi forse bisognerebbe fare un ragionamento differenziato da paese a paese. In Italia direi che l'euroscetticismo in questo momento è fuori dai radar, nella misura in cui i partiti che ne erano alfieri sono divenuti più eurofili di quelli che tradizionalmente lo erano. Permettetemi di fare solo una notarella sul MES, sul meccanismo europeo di stabilità. Quello che desta preoccupazione, a mio giudizio, del MES non è tanto di per sé la sua funzione di ancora di salvataggio da usare in extremis. Quello che desta preoccupazione è il dispositivo politico che esso attiva, perché il MES implica che i soldi ricevuti dal paese che lo richiede per salvaguardarsi in momenti di emergenza debbano essere poi spesi per attuare le riforme volute da Bruxelles. Quindi in qualche modo il MES introduce obliquamente un dispositivo di esproprio della sovranità politica, nella misura in cui il governo che utilizza quei danari si impegna a fare le riforme volute da Bruxelles. In questo modo, capite bene, salta il meccanismo della sovranità parlamentare nazionale in maniera completa, da che il Parlamento italiano si trova, se utilizza quei soldi, si intende, se accetta il MES, si trova poi di fatto in qualche modo commissariato. Uso una formula molto forte. L'alternativa è pagarli i debiti, l'alternativa è pagarli i debiti, perché anche la legge fallimentare, se io vado in fallimento mi toglie autonomia dell'impresa o della persona. Certamente. È normale, se io vado in fallimento. Infatti io sottoscrivo un'assicurazione sulla vita, ma non perché voglio crepare, cioè spero di non utilizzarla mai, voglio dire, naturalmente. Quindi sottoscrivo un'assicurazione sui conti sperando di non usarla mai. Nel caso in cui dovessi utilizzarla, si sarebbe di fronte a un caso di squilibrio grave dei conti di un paese. In quel momento sono i conti e il debito che ti toglie sovranità, quello è il soccorso. Va bene, sullo sfondo c'è poi un dettaglio, verissimo quello che lei dice. Con dobbiamo un dettaglio, fermarci un attimo. Mi salvi la vita, però incatenandomi. E quindi beh, in qualche no, magari momento intubandomi magari voi. Siamo arrivati alla metafora che calza meglio. Ci dobbiamo fermare qualche istante. Sullo sfondo c'è ovviamente il grande tema delle elezioni europee, per quello ho fatto la domanda anche a Diego Fusaro, perché poi sul tavolo del governo prima o poi arriverà anche questa grana, cioè con quale gruppo presentarsi alle prossime europee. Sapete che al momento i tre principali azionisti della maggioranza siedono in tre settori diversi. Bene, ci fermiamo qualche istante, tra poco, come detto, parleremo anche di un tema che ha già pervaso le nostre vite, lo sta facendo, cambierà il mondo del lavoro in modo radicale, anche se molti ancora non lo sanno, ed è l'intelligenza artificiale. A tra poco. Per alcuni è un'idea lontana, futuribile, per altri una realtà tangibile, estremamente concreta, è l'intelligenza artificiale che negli ultimi decenni ha rivoluzionato in modo profondo il modo in cui interagiamo con la tecnologia.
In breve, l'artificial intelligence sintetizzata con la sigla AI è come insegnare ai computer a compiere azioni intelligenti, un po' come per le persone. Macchine, dunque, in grado di imparare da informazioni incamerate, fare calcoli rapidi e prendere decisioni in base ai dati a disposizione. Il limite, o forse l'argine, è che l'AI non capisce le cose nello stesso modo in cui lo facciamo noi, ma piuttosto alla stregua di un assistente, questo sì, molto veloce e in gamba nell'eseguire azioni specifiche. E se tra i suoi vantaggi c'è l'automazione dei processi che può sollevare l'uomo da azioni manuali e ripetitive, l'assistenza sanitaria avanzata, poiché capace di analizzare immagini mediche, diagnosticare malattie e aiutare nella ricerca di nuovi trattamenti, per contro esistono anche degli svantaggi. La privacy, ad esempio, per via della raccolta massiccia che fa di dati personali, nonché l'esclusione digitale di chi non è in grado di accedervi, ma anche il tema etico legato all'autonomia delle macchine, alla responsabilità delle decisioni prese, nonché alla sicurezza delle tecnologie autonome. In molti si chiedono se l'intelligenza artificiale possa concorrere alla perdita di posti di lavoro, sebbene le statistiche al momento dicano proprio l'esatto opposto. Stando infatti al rapporto appena diffuso Future of Work di LinkedIn, la quota di annunci di lavoro in inglese a livello globale in cui si citi l'intelligenza artificiale è aumentata di 21 volte dal solo novembre 2022. Occorreranno anni però per capire davvero se saranno più i posti di lavoro che l'AI creerà o quelli che avrà distrutto. Di certo il dibattito accelerato sul tema non è segno del fatto che l'intelligenza artificiale sia argomento nuovo, anzi. L'origine risale infatti al 1936 con la macchina di Turing in grado di risolvere qualsiasi problema algoritmico, lo stesso Turing, geniale matematico inglese, che seppe decifrare i codici inviati dai nazisti attraverso appunto l'apparecchio Enigma. Perciò non è un caso che sarà proprio la Gran Bretagna a ospitare nella tenuta di Bletchley Park in autunno un summit sulle linee guida relative alla regolamentazione dell'intelligenza artificiale. È lì a Bletchley che proprio durante la Seconda Guerra Mondiale si riunirono le grandi menti della matematica e della criptoanalisi inglese per decrittare il codice nazista Enigma, la cui comprensione pesò e non poco sulle sorti del conflitto. Allora, grazie a Giada Valdannini per aver fatto una panoramica su quello che è l'intelligenza artificiale. Molti di noi se ne sono accorti quest'estate dell'intelligenza delle AI quando sono andati a comprare un biglietto aereo per una località di vacanza, scoprendo che man mano che aumenta la richiesta aumenta anche il prezzo in maniera velocissima e vertiginosa. Molti altri se ne erano già accorti perché ci scrivevano le tesine per università, ma insomma la gran parte della popolazione non ha ancora capito di cosa stiamo parlando, e soprattutto il tema sullo sfondo è: questa innovazione ci porta più o meno lavoro? Abbiamo chiesto una testimonianza diretta a un'imprenditrice, Lucia De Grimani, che è collegata con noi. Lucia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Marco, buongiorno a tutti. La quale ha un'esperienza concreta con l'intelligenza artificiale che l'ha aiutata a modificare quello che è il suo business. Ci racconta perché e come? Allora, sì, grazie Marco. Innanzitutto grazie anche per questo invito. Mi fa molto piacere poter essere qui a raccontare quella che è la mia storia. Io sono CEO di una startup, AI for Style, completamente basata su intelligenza artificiale, attiva nel settore del fashion retail. Per spiegare in maniera più semplice, si tratta di un marketplace, quindi di un sito di e-commerce dotato di un personal stylist virtuale gestito da intelligenza artificiale. Quindi nel momento in cui ti colleghi sul nostro sito per fare acquisti, l'intelligenza artificiale ti accompagna e sulla base di tutta una serie di informazioni riesce a suggerirti l'abito più adatto per la tua fisionomia, per il tuo corpo. È un progetto molto molto semplice, reso possibile appunto dalla maturità raggiunta dall'intelligenza artificiale adesso, probabilmente un progetto impensabile fino a qualche anno fa. Si tratta semplicemente di collegarsi al nostro sito, di impostare tutta una serie di informazioni e di dati. Il sistema acquisisce tramite fotocamera altre informazioni che riguardano il colore dei capelli, degli occhi, il tono della pelle, e restituiscono quello che è un profilo dettagliatissimo del cliente. Sulla potremmo, base di dire profilo, che, potremmo dire che avete introdotto l'armocromista digitale. Con una battuta qualche cosa di più, sì, esattamente, perché poi il sistema Marco prevede anche quello, però c'è quel valore aggiunto che è quello del fashion stylist. Sicuramente fare acquisti in questa maniera è molto gratificante perché si riesce ad ottenere un prodotto che effettivamente ha una vestibilità
migliore, ma secondo me l'aspetto più importante di tutto questo progetto su cui stiamo lavorando è che è improntato in chiave sostenibile. La maggior parte delle persone sanno che il settore del fashion è il più inquinante al mondo, il secondo anzi comparto più inquinante al mondo, però non tutti sanno che cosa succede quando acquistano un abito online e magari non va bene e lo devono restituire. Ci sono diverse aziende che decidono di rimetterlo nel ciclo di vendita, ma altre lo mandano al macero. Quindi è importante con un prodotto come il nostro andare a diminuire i resi in maniera tale da impattare il meno possibile sull'ambiente. Allora, ecco, se ho ben capito, voi avete aumentato il vostro business riducendo per esempio i resi. Questa è un'applicazione, abbiamo appena sentito, concreta. Chiedo a Brando Benifei, che abbiamo invitato perché si è occupato a livello europeo di quella che sarà la grande regolamentazione dell'Unione Europea sull'intelligenza artificiale. A che punto siamo da questo punto di vista? Perché ci sono sullo sfondo enormi problemi di privacy. Sì, diciamo, facciamo un esempio concreto. Rispetto a questo esempio che ci avete portato, che ha portato questa imprenditrice che saluto, questo è un uso di intelligenza artificiale che si può considerare non particolarmente rischioso. Ovviamente questo sistema dovrà rispettare, lo deve già fare, lo dovrà fare ancora di più, le norme esistenti, ad esempio il GDPR, il trattamento dei dati. Diciamo, un sistema come quello che ci avete raccontato ora avrà una regolamentazione leggera perché non presenta grossi rischi. Invece il regolamento di cui io sono relatore generale del Parlamento Europeo, tanto che ho iniziato i negoziati con gli Stati membri, compreso il governo italiano, individua alcuni usi più rischiosi di intelligenza artificiale che invece hanno una normazione più aggravata. Ecco, qual è il campo più sensibile, Benifei? Faccio un esempio anche in questo caso. Se la stessa imprenditrice che abbiamo ascoltato usasse un sistema di intelligenza artificiale per selezionare chi assumere o chi individuare da licenziare, ecco, qui si tratta di tutt'altro paio di maniche. In questo caso verrebbe fatto una cosiddetta richiesta di verifica di conformità rispetto a una serie di parametri per contrastare i rischi di discriminazione, rischi di utilizzo dei sistemi in una maniera che va a ledere anche i diritti costituzionali. Cioè, quando entriamo nel campo del lavoro, ad esempio, l'intelligenza artificiale verrà regolata con regole più stringenti. Fino a, faccio un ultimo esempio, dei divieti specifici. Ad esempio, se lo stesso sistema di questo sito, di questa startup che abbiamo ascoltato, raccogliesse dati per fare una classifica di qualche tipo, di comportamento del consumatore e le va a fornire a un'autorità esterna. In questo caso potrebbe essere una forma di social scoring, diciamo modello cinese in questo caso nell'ambito della moda e del commercio, e questo sarebbe vietato. Cioè, noi vietiamo alcuni elementi di controllo sociale, l'uso indiscriminato delle telecamere a riconoscimento facciale, e il riconoscimento emotivo sui lavoratori. Se venisse fatto questo, noi proponiamo, questa è la proposta del Parlamento Europeo che stiamo negoziando, di vietare il riconoscimento delle emozioni dei lavoratori, perché non riteniamo sia qualcosa che rispetta la loro dignità. Cioè, allora, mettiamo una serie di fermiamoci per un attimo qui, perché come sta giustamente anticipando, l'ambito di applicazione è praticamente sconfinato. Ti chiedo, Giulia Merla, ma questa è un'innovazione che porta lavoro o che toglie lavoro? O settori perderanno, settori invece avranno un beneficio, tutto, perché sullo sfondo c'è il grande dibattito sul salario minimo, che sembra a questo punto anche riduttivo alla luce di un'innovazione che potrebbe invece sconvolgere il mondo del lavoro. Ma io credo che come tutte le migliorie in qualsiasi campo siano difficili da fermare, anzi impossibili da fermare, e che modificheranno il mondo del lavoro. Probabilmente certi settori perderanno un certo tipo di lavoro, altri settori lo guadagneranno. Abbiamo sentito l'esperienza dell'imprenditrice che magari solo qualche anno fa non avrebbe pensato di potersi inserire in un settore del genere con questo tipo di tecnologia. Quindi ecco, l'intelligenza artificiale creerà dei nuovi ambiti di lavoro. Probabilmente ciò che inizierà a perdere sarà il lavoro a basso valore
umano aggiunto, chiamiamolo così, ecco, quei settori effettivamente rischiano di andare più in difficoltà e soprattutto quei lavoratori avranno bisogno di una formazione per reinserirsi in modo virtuoso all'interno del mondo del lavoro. Tra i mestieri che rischiano di sparire c'è anche quello del conduttore, anche se sembra uno scherzo. Tra poco sentiremo la testimonianza di un collega che lavora per Rai Radio 1 che ci racconterà la sua esperienza con l'intelligenza artificiale. Non utilizziamo l'intelligenza artificiale per raccontarvi invece che tempo farà, ci sono le previsioni del tempo adesso. Bentornati a questo flash meteo, iniziando dalle previsioni per oggi. Per il pomeriggio sera attesa una certa instabilità sui rilievi del Triveneto, fenomeni meno probabili ma possibili sul resto dell'arco alpino. Altrove ancora bel tempo praticamente ovunque, ad eccezione di qualche possibile isolato episodio temporalesco sulle zone interne della Sicilia. Venti sempre in prevalenza settentrionali, deboli, mari poco mossi, localmente mossi. E cambia pochissimo anche la situazione termoigrometrica, ovvero molte regioni vivranno ancora un certo disagio per gli alti valori di temperatura e umidità, come mostrato come di consueto dall'indice di Tom, soprattutto le zone scure e arancioni. Il tempo per domani, giovedì 24 agosto, stabile quasi ovunque, qualche eccezione stavolta su centro e ovest Alpi e al sud Tirrenico ed est Sicilia. Venti ancora in prevalenza di direzione variabile o al più settentrionali, deboli, e mari poco mossi, localmente mossi. Continua il caldo e l'indice di disagio mostra ancora la canicola per pianura padana e gran parte del centro sud, specie peninsulare. E chiudiamo con la tendenza per venerdì 25 agosto. Schema simile alla giornata precedente, qualche rovescio temporale nel pomeriggio sera sulle Alpi, al sud Tirrenico e Sicilia centro-orientale. Venti di direzione variabile o settentrionali, deboli, tendenti a disporsi da quelli meridionali tra Sardegna e Golfo Ligure, così come sull'Alto Adriatico. Mari poco mossi, localmente mossi. Estate 2023 dunque agli sgoccioli, perché ricordiamo che con il 1 settembre inizia l'autunno meteorologico e non ancora quello astronomico, ma la stagione vuole ancora dire la sua e abbiamo quindi un indice di disagio importante sul nostro paese, come sempre mostrato dalla mappa a sinistra. Per oggi ci fermiamo qui. A domani. Allora, qualche istante di pausa. Prima di fermarci, vi do questa notizia appena arrivata, battuta dall'Ansa, dalla Crimea, perché già da questa mattina c'erano state diverse esplosioni nella guerra di droni che continua tra Mosca e Kiev, 3 fermati su Mosca nella notte. Ora diverse esplosioni sono state udite nella parte occidentale della Crimea occupata, dunque oggi una giornata particolarmente intensa sul fronte ucraino con attacchi da una parte e dall'altra. Qualche istante di pausa, dicevamo, tra poco torniamo per parlare ancora di lavoro. Ripartiamo dai temi del lavoro allora in primo piano. Chiedo a Diego Fusaro, al di là della legislazione europea, al di là di quello che succederà poi nel mondo del lavoro, come sempre il mercato che porta l'innovazione in alto o la deprime, ma ti chiedo, a livello etico, questo tipo di cambiamento, questo tipo di innovazione tecnologica, come la dobbiamo valutare? Ma sul piano lavorativo c'è effettivamente il rischio che si traduca in una catastrofe concreta, che moltissimi lavoratori perdano il posto e che, come usa dire, le macchine realmente sostituiscano il lavoro umano. E quindi andrebbero governati questi processi, andrebbero amministrati e disciplinati. Come spesso accade, però, la tecnica assume un'andatura autonoma e finisce per soggiogare il suo stesso produttore. Sembra di trovarsi al centro di un romanzo gotico come Frankenstein, in cui la creatura diventa autonoma e finisce per dominare il suo stesso creatore. Questo è il rischio che vedo in atto nell'intelligenza artificiale e nel suo dilagare anche nell'ambito lavorativo. Quindi i processi o sono amministrati scientemente, quindi condotti come potenze al servizio dell'umanità, o rischiano di soverchiare l'umanità stessa, dando adito a uno scenario modalità Matrix, la pellicola del 99 che ben raffigurava in maniera quasi profetica il sopravvento di una civiltà della tecnica che spodesta l'uomo e lo rende servo. Mi permetto anche di dire che a ben vedere la si chiama intelligenza artificiale, forse il termine intelligenza è fuori luogo, perché intelligenza vorrebbe dire dal latino intus legere, cioè guardare, leggere dentro, pensare in maniera pensante, appunto. Diceva Aristotele che solo l'uomo ha il logos, e questa frase di Aristotele è vera anche dopo 2000 anni, perché le macchine
non pensano. L'intelligenza artificiale calcola, semmai, ma non pone domande sul senso dell'essere, sul senso di Dio, sull'esistenza di un al di là. Calcola, e quindi in qualche modo possiamo dire in qualche modo che la nostra grandezza di esseri umani, aventi il pensiero, resta intatta. E il pensiero dovrebbe oggi spingerci più che mai a controllare questi processi, vincendo questa sbornia tecnofila che caratterizza il nostro tempo, non per precipitare in un nuovo luddismo, ma per governare il più possibile questi processi, ricordando sempre che la tecnica deve essere al servizio dell'uomo e non viceversa. Quindi non condivido gli scenari apocalittici che taluni delineano, ma non condivido nemmeno gli scenari ingenuamente, quasi fanaticamente entusiastici, che altri invece coltivano. Ho visto che Lucia De Grimani alzava un po' il sopracciglio all'inizio del suo intervento, non ero d'accordo, però è ovvio la sua posizione, perché ci ha raccontato la sua storia. Le chiedo però, con una battuta, lei vede più rischi o più vantaggi per quanto riguarda il mondo del lavoro in generale dall'uso dell'AI? Allora, io vedo tantissime possibilità, ovviamente ci sono dei rischi e devono essere calcolati, e ne abbiamo già parlato. Le possibilità sono numerose, d'altronde ricordiamoci che in tutte le rivoluzioni industriali e gli eventi caratterizzati dalle innovazioni tecnologiche, i vecchi modelli di business obsoleti, quindi lavori che non rispondevano più alla domanda del mercato, sono morti. L'AI semplicemente andrà ad accelerare questo processo, nasceranno nuovi lavori, quindi invece di concentrarci sul problema della perdita di lavoro, cerchiamo di concentrarci sulla necessità di acquisire le competenze necessarie per gestire queste tecnologie. Massimo Cerofolini, collegato con noi, buongiorno. Allora, Massimo Cerofolini, buongiorno, per chi non lo conosce, è il conduttore di una trasmissione che si chiama Età Beta su Rai Radio 1, e a proposito di quello che diceva prima Lucia De Grimani, molti mestieri spariranno, ne compariranno di nuovi, e la domanda che ti faccio è: rischia di sparire il tuo, il mio, insomma il nostro, come media lavoro, visto che tu sei stato il primo conduttore che ha addestrato un'intelligenza artificiale a imparare a conoscere la tua voce e gli hai fatto anche condurre il tuo programma? Ci racconti questa esperienza? Beh, è stata chiaramente una provocazione, cioè cercare di verificare quali sono le possibilità che questi nuovi algoritmi, cosiddetti algoritmi generativi, hanno di rimpiazzare non solo le funzioni basilari dell'attività lavorativa, ma anche quelle, come dire, più creative, più che fino a poco tempo fa ritenevamo esclusivo appannaggio di noi umani. E una di queste sicuramente era... Abbiamo perso il collegamento con Massimo Cerofolini, speriamo di recuperarlo subito, proviamo a vedere se ci sente. Massimo? Io vi sento, mi sentite voi? Prosegui, prosegui. Ok. Dicevo, io abbiamo provato a verificare come funziona il lavoro dell'intelligenza artificiale in sostituzione di un'attività tipicamente umana come condurre un programma radiofonico. Quindi cosa ho fatto? Sono andato all'Università di Siena, dove c'è una startup, uno spin-off, una emanazione dell'università che si chiama Questit, e che mi hanno campionato la voce un paio d'ore di esercizio, in cui ho ripetuto una serie di frasi tipiche del lavoro giornalistico, fino a che non hanno colto esattamente il timbro della mia voce. A quel punto ho scritto dei testi, li ho fatti scrivere tra l'altro a ChatGPT, quindi ho dato soltanto degli elementi, dei cosiddetti cappelli, no? quei discorsi con cui si presenta un servizio, un'intervista, e poi il ChatGPT ha fatto la preparazione, il cappello. Non mi piaceva, no? Come un capo redattore, quando ho cominciato questo mestiere, mi strappava i pezzi perché non erano soddisfacenti, quindi glielo ho fatto rifare chiedendogli un linguaggio più comprensibile. L'avevo ripetuto 2 o 3 volte fino a che non ho ottenuto un testo che mi soddisfasse. Poi ho dato questo testo alla voce artificiale e ne è uscito fuori la conduzione del programma. Quindi, diciamo, quello che stai facendo tu adesso l'ha fatto il mio avatar, il mio doppio digitale in questo caso. E ti faccio in conclusione la domanda che ho fatto anche alla nostra imprenditrice: vedi più rischi o più vantaggi nel futuro per quanto riguarda il mondo del lavoro? Allora, ovviamente i rischi ci sono, perché immagina questo sistema di clonare la voce, se è messo nelle mani di un criminale può facilmente ingannare, che so, una persona anziana e costringerla a versare i soldi magari per salvare la pelle al proprio nipote.
E in più ci sono tantissime altre applicazioni nefaste, pensa nel campo delle fake news, tu puoi produrre la voce di un politico che dice l'esatto opposto di quello che pensa e creargli un problema di reputazione, oppure insomma, puoi fare tante cose negative. Per quanto riguarda il punto di vista occupazionale, proprio in quella puntata c'era un'intervista vera a Stefano Scarpetta, che è il capo del lavoro dell'OCSE, quindi è il massimo organo di studio e di riflessione mondiale su questi temi, che aveva presentato proprio un'indagine fatta in cui è dimostrato che al momento le aziende che hanno introdotto algoritmi di intelligenza artificiale hanno non solo mantenuto i posti di lavoro, ma li hanno aumentati. Ma la cosa più importante è che hanno aumentato la qualità del lavoro. Diceva giustamente il filosofo Fusaro che ci sono dei problemi occupazionali, ma i problemi occupazionali, come dice l'OCSE, sono soprattutto per quelle occupazioni, o meglio, per quelle mansioni che hanno come caratteristiche una povertà di contenuto. Quindi l'invito che fa l'OCSE qual è? Quello che non si può fermare il vento, gli facciamo solo perdere tempo, come diceva Fabrizio De André, però possiamo, soprattutto quelle mansioni che necessitano un aggiornamento, investire profondamente in formazione, in comprensione di questo nuovo modello sociale che è quello, diciamo, purtroppo o per fortuna guidato da questi algoritmi. Perché laddove l'automazione è stata implementata massicciamente, penso alla Corea, penso al Giappone, penso a Singapore, sono esattamente i paesi dove c'è minore tasso di occupazione e questo forse è un dato su cui riflettere. Allora, questo è uno dei primi dati che dovremmo prendere in considerazione. Chiedo a Davide Giacalone, tutto questo sfugge al dibattito politico sul lavoro, non solo la contrattazione, non solo il salario minimo, tutti i temi che al momento non abbiamo mai visto affacciarsi sulla scena politica in nessuna delle discussioni che riguardano quello che poi conta per gli italiani. Sì, sfugge. Cioè, stiamo sottovalutando qualche cosa o dobbiamo procedere come negli anni 80? Esatto, perché il nemico non è l'intelligenza artificiale, è l'ottusità spontanea, diciamo, naturale, umana. nel senso che l'innovazione tecnologica o scientifica non si ferma. E non si ferma, ma non è che non si ferma perché è molto forte, non si ferma perché non è conveniente, perché è benissimo che vada avanti, che non significa che possa separarsi dalla morale, no? Ci sono cose che la scienza oggi rende possibile ma che consideriamo immorali e quindi da non fare, ma gli strumenti per cambiare. Ora noi veniamo da una stagione, abbiamo alle spalle, quindi i dati almeno abbiamo potuto studiarli, quelli la stagione della cosiddetta globalizzazione, quindi partita dal 90-91 in poi, e moltissimi sono giunti alla immediata conclusione che si sono persi dei posti di lavoro, tanti posti di lavoro, nell'Occidente ricco, perché si è delocalizzato, perché la globalizzazione portava a delocalizzare la produzione. Poi quando tu vai, e questa, diciamo così, è una cosa, è una di quelle cose che si autospiegano, non c'è neanche bisogno di dimostrarlo perché lo sanno tutti che è così. No, falso. La gran parte dei posti di lavoro si sono persi in Occidente, nell'Occidente ricco, per innovazione del processo produttivo, cioè per automazione. Allora lì il problema che devi porti, politico, che stai attento a portarlo troppo tardi, perché poi a quel punto perdi un vantaggio enorme, è quello della formazione delle persone. Cioè quello che tu puoi dare al mercato, intanto al tuo mercato produttivo, poi alla dignità delle persone e ovviamente alla formazione di ciascuno, e maggiori strumenti cognitivi, operativi, strumenti di conoscenza. Noi siamo un paese che pensa, da una parte è molto innovatore, straordinariamente capace, eccetera, e poi c'è anche il paese in cui si ricorre al TAR perché una ragazzina che ha l'insufficienza è stata bocciata a scuola media, dice ricorro al TAR così la faccio mettere nella classe successiva. Così tutti gli altri saranno ritardati da lei che deve, lei ci capisce niente l'anno dopo. Questa roba qui produce miseria cognitiva, miseria culturale, attenzione. Quindi puntare sulla specializzazione. Benifei, le chiedo se lo sa, se un dialogo di questo tipo è vivo all'interno del Partito Democratico, e poi successivamente se le applicazioni in ambito, per esempio, di sicurezza, prima ha parlato di riconoscimento facciale, vanno nella direzione dei controlli hard o in una, invece, come ho letto recentemente, una dimensione più morbida. Forse Benifei ha messo in muto il microfono. Ah, mi scusi, eccolo. Ecco, ora sento. Ora mi sentite. Dicevo, questo dibattito sui sistemi di controllo e di sicurezza
Sicuramente uno dei temi più delicati e di diversità di vedute, perché il Parlamento europeo pensa che dobbiamo essere massimamente attenti a non trasformarci in una società di sorveglianza di massa con riconoscimento facciale indiscriminato, e alcuni governi vorrebbero avere un po' più la mano libera. Questo sarà un dibattito che faremo nei prossimi mesi. Tra cui l'Italia, Benifei? Beh, l'Italia, abbiamo sentito cosa ha detto Piantedosi su questi temi, anche le sperimentazioni di polizia predittiva che sta facendo con la polizia italiana, che con l'attuale legislazione verrebbero vietate tutte le cose che stanno facendo, per essere chiari. Poi vedremo quale sarà il testo finale e dovremo negoziare comunque anche con il governo italiano, quindi avrà la sua voce in capitolo. Però ci sono altri governi che sposano l'idea più attenta a una vera, a nostro avviso, sicurezza dei cittadini, cioè quella di non essere messi a rischio di essere sotto controllo a loro insaputa e con nessun vantaggio. Altri governi la pensano più come noi. Però dicevo, sul tema che avete toccato, va detto che c'è un tema più politico generale, cioè un conto sono le regole, ma poi l'Unione Europea attualmente, in cui ora, diciamo, pensando all'oggi, in cui non abbiamo ancora in campo queste normative, è indietro rispetto alla Cina, agli Stati Uniti, in termini di capacità computazionale, di grandi modelli di linguaggio, come si chiamano i sistemi più potenti. È indietro perché investiamo in maniera frammentata, perché siamo divisi. Cioè il tema politico dell'unità dell'Europa, anche quando si parla di una... di investire quindi sulla formazione, su nuovi posti di lavoro con l'intelligenza artificiale, è un tema che c'è anche qui, cioè non c'è solo sui temi della migrazione o su altri temi classici, cioè il fatto che l'Europa non sia abbastanza ancora una vera Europa politica, un'Europa unita, un'Europa federale, io mi sento di dire un'Europa come quella di Spinelli, insomma dei padri e delle madri fondatori e fondatrici, è secondo me un tema che vale anche quando parliamo di intelligenza artificiale. E va bene, adesso non allarghiamo troppo il campo, perché ci sarebbe da parlare per giorni interi. Comunque il senso del suo discorso è chiarissimo. Francesco Magnani, eccoci. Buongiorno, ben trovato. Tra poco c'è l'aria che tira, di cosa vi occupate oggi? Buongiorno, oggi ripartiamo un po' dall'immagine che ha usato Giorgia Meloni nella sua intervista a Chi, l'otto volante, e ci domanderemo se queste oscillazioni che danno vertigine a Giorgia Meloni sono legate al grido d'allarme sui conti pubblici lanciato due giorni fa da Giorgetti e ribadito anche ieri da Fitto, o invece dall'ansia di cercare consenso di Salvini, che ogni giorno se ne inventa una: la solidarietà a Vannacci, la castrazione chimica. Con noi tanti commentatori, ospiti politici: Federico Geremicca, Stefano Zurlo, Arturo Scotto di Articolo 1, Maurizio Gasparri di Forza Italia. A proposito di generale, ci viene a trovare un ex capo di Stato Maggiore, Vincenzo Camporini, per capire davvero nella grammatica e nel lessico militare come si sta comportando Roberto Vannacci. E poi parleremo del tema di che più è stato nella bocca degli italiani in quest'estate: il caldo. Oggi un'altra giornata di temperature molto alte, saremo collegati con la Marmorada e ci interrogheremo su come il caldo cambia anche la nostra economia. Con noi l'alpinista Simone Moro, Valerio Rossi Albertini, fisico del CNR, Federica Gasparro, Chicco Testa, Luigi Scordamaglia, insomma tanti argomenti, tanti ospiti. Tra pochissimo all'aria che ti restate. Marco, a te. Bene, grazie, il tempo di salutare i nostri ospiti, con particolare riferimento a Massimo Cerofolini, collega di Rai Radio 1. Grazie Massimo, grazie a Lucia De Grimani per la sua testimonianza, grazie a Brando Benifei e Diego Fusaro collegati con noi. Speriamo di riavervi presto per altre discussioni sul lavoro, in particolare grazie a Davide Giacalone e Giulia Merlo qui in studio con me. L'appuntamento con Coffee Break è domani 9:40 qui sulla 7, se vorrete. Arrivederci.